Ho visto le gare di domingo, le ho viste in tempo reale perché me l'hanno mandata direttamente dal palazzetto, un sacco di amici, e me l'hanno mandati i miei amici powerlifter che non ti sopportano assolutamente, però insomma nessuna, per quanto riguarda la gara, niente da dire, almeno io non ho niente da dire perché non me ne frega un cazzo di tirare su un peso da terra, non capisco il vantaggio, la forza per me è altre, sono altre cose. E non dirò mai i loro nomi perché chiaramente io sono una persona che quando una persona ti dà fiducia, tradirla o spandere cazzi in giro di persone a me affidate, guai. E a Marco non gli è stato detto nulla, volevo solamente un intervento da una persona che ha preso anche lui una bella scudisciata e dice che l'esperienza mia non conta un cazzo come la sua. Per quanto riguarda questa cosa qui, questa è l'ultima di cui mi occuperò, di poliandri, finisco di bombardarti quanto posso a tappeto, perché comunque sono state fatte minacce alla mia famiglia di morte, sono state fatte telefonate per impedire la live, solamente roba tua poteva essere, o roba dei tuoi. Non ti muovi per orgoglio, c'è karma piatta, sai come schivare la merda che arriva, me l'avevi detto tu a me, però adesso non è questione di orgoglio. Tu non è che hai paura, è orgoglio perché potevi comunque dirla tua, ma sei troppo superiore. Sai quando sarà la paura? Quando tiro fuori Ciotti e la triade, alla prossima video o alla prossima live. E lì ti farò un po'. Forse avrai voglia di parlarmi anche prima. Finito con te, ci si occuperà di altra roba. Di Amarcord davvero, non come fai tu. Di Amarcord è tirare fuori i videogame anni 80, la gella, la roba che ci è cresciuto, visto che la vita di adesso non si sa dove cazzo sta andando a finire, non è neanche più nostra, non sai neanche più uscendo che cosa ti tocca, ci vuole un assegno in bianco per andarti a mangiare una pizza, oggi è fatto così, meglio che ci torniamo a pensare alla roba vecchia, va.